Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Ciò che mi preme sottolineare, e sarò veramente concisa, è il pericolo che il grande fenomeno sociale oggi della convivenza dell'animale domestico insieme dall'animale d'affezione insieme all'essere umano sia visto da una parte della classe politica e da operatori del settore in realtà come un'opportunità economica. In realtà agevolare questo tipo di rapporto porta delle conseguenze importanti, per esempio diminuire gli abbandoni, diminuire quindi il randagismo, avere un miglioramento della salute pubblica e non penalizzare i soggetti più deboli. Fate conto che Federanziani, quindi da uno studio di Federanziani del 2017, il 55% degli over 65 vive con un animale d'affezione. Il 68% di questi sostiene che tale convivenza influenza positivamente la salute mentale, il benessere sociale e anche quello fisico. Il 70% di questi, inoltre, pone al primo posto il benessere del proprio animale, ma solo il 34% purtroppo non è in, diciamo, sarebbe in grado di riuscire a operare, se il proprio animale ha un problema, a un intervento che magari costa 1.000 euro, cioè non sarebbe in grado di affrontarlo. Questo è un serio problema, perché tenete conto che il centro studi SIC Sanità nel 2015 ha sostenuto che questo tipo di rapporto permette un risparmio importante di oltre 4 miliardi di euro. In cosa c'è questo risparmio? Per esempio nella diminuzione delle patologie cardiache, nella diminuzione della depressione, nella diminuzione del diabete. È molto semplice, una persona over 65 che ha il proprio animale di compagnia va fuori, socializza perché va al parco, parla con altri anziani e quindi non si rinchiude in casa da solo. Questa è la diminuzione della depressione. Ovviamente per andare al parco cammina, quindi diminuzione del diabete, diminuzioni delle patologie cardiache. Quindi io oggi chiedo a questa classe politica di ragionare su questo, ok? Quindi di ragionare cosa si intende. Iniziamo a vedere che se noi incentiviamo questo tipo di rapporto abbiamo di conseguenza una diminuzione di costi per determinate patologie degli over 65. È molto semplice. Quindi io ora passo la parola a chi mi sussegue, che è Ilaria Salamandra, che è la coordinatrice del Movimento Animalista della Regione Lazio. Grazie a tutti.